Salve ragazzi, cari amici del web, buonasera a tutti, sono Andrea Bruno, mi trovo in questo momento a Giacarta, una città molto contrastata perché si passa da posti che sono messi come le favelas del Sud America, magari anche peggio, in alcuni tratti veramente le condizioni sono molto pessime. Vediamo in giro per la strada i bambini mezzi abbandonati, scalzi, senza niente. E poi abbiamo un centro ricco di centri commerciali, di posti in cui fare shopping. Questi posti, purtroppo arrivando fino a qua col treno, mi sono reso conto che ci sono le forze dell'ordine, anche privati, con i manganelli che cercano di tenere fuori la folla, milioni di persone che tengono sotto assedio questo posto, vorrebbero entrare in una specie di paradiso, e vengono presi a manganellate, vengono tenuti via lontani con la forza, bambini abbandonati in giro dappertutto. E poi nel centro troviamo quest'area qui di opulenza. Questi che vedete qui con la motocicletta in realtà sono qua a cercare un lavoro, qualsiasi cosa, magari anche un passaggio a qualcuno con la motoretta. Qui troviamo delle persone accasciate per terra che stanno facendo le parole crociate, ed è tutto un arrangiarsi di gente, ognuno che cerca di fare qualche cosa come può. Questo con la radio fa finta di fare lo gnorri, ma in realtà se c'è qualcosa che non va o qualcuno che caga fuori dal vaso, ci pensa lui. Il nostro giro continua e a breve entreremo dentro nel shopping center, a vedere un po' i negozi, a vedere tutta questa opulenza. Non è il nostro scopo venire qui a vedere questi negozi sotto molti aspetti occidentali, perché i brand qui dentro sono tutti brand occidentali, ma orologi svizzeri, moda italiana, chi ne ha più di metta, profumi francesi e compagnia bella. E il nostro giro continua e continuate a seguire queste entusiasmanti puntate di Te la do io l'Indonesia, e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!